Proseguiamo con l'ispezione, qui abbiamo la strumentazione, vediamo un po', la togliamo, ecco qua, questa ovviamente è da segnare nella lista, è tutta crepata, insomma è arrivata al capolinea e qui ci sono i due strumenti essenziali ma secondo me molto belli. Prendiamo il contagiri e facciamo una piccola prova, inseriamo il cacciavite dietro al posto della corda e diamo un impulso. Come vediamo appunto la lancetta, anche se un po' a scatti, funziona. Ecco, proviamo con il meccanismo del contachilometri. Anche il contachilometri, vedete, gira. Quindi diamo qualche giro in più, si potrebbe fare con il trapano. Comunque la lancetta si muove, ecco. Le cose che sono da sostituire appunto nella lista sono queste ghiere qui. Andiamole a rimuovere. È abbastanza semplice, vedete c'è delle linguette nella parte posteriore, basta alzarle. Non mi curo di rovinarla perché ovviamente anche questa è già arrivata un bel pezzo in là. Ecco, magari stiamo attenti al vetrino, ma anche quello secondo me andrà sostituito perché è un po' ombreggiato e non è solo la camiciola che ho fatto io con l'olio, con le mani unte. Ecco, ed ecco qua, pianino pianino esce fuori, è rimasta un'altra linguetta e via. Ah sì, va sostituito, vedete qui è tutto crepato sui bordi, quindi direi che anche questo va nella lista. Per il resto il fondo scala mi sembra ottimo e possiamo andare avanti a vedere com'è il meccanismo dentro. Anche le lancette sono in buone condizioni, non sono ingiallite, hanno quella leggera patina di vecchio, ma va benissimo. Dobbiamo svitare dado qui per arrivare al meccanismo interno, però io riappoggerò sopra il vetro perché dobbiamo fare forza e si rischia di rovinare la lancettina. Ecco, quindi vado pianino pianino a svitare. C'è anche la curiosità di vedere come è fatto, perché ogni volta che si smonta una moto, insomma un meccanismo, ogni ingegnere, insomma chi l'ha progettato, ha trasferito la sua idea in quell'oggetto, quindi anche per un oggetto solo, che può essere appunto in questo caso un contachilometri, ci possono essere varie interpretazioni, vari meccanismi, insomma è bellino anche sapere questa cosa qui e vedere come è stato risolto il problema dagli altri in passato. Ecco, tiriamo su tutto e andiamo a vedere dentro se ci sono sorprese. Direi che il meccanismo è in buone condizioni e niente, daremo una pulitina. Vedete qui c'era l'ospite, un piccolo ragnolino ormai passato a miglior vita anche lui, forse era del 72 anche lui. Stessa cosa anche per il contagiri. Prima di rimuovere completamente appunto la ghiera, vado anche qui a allentare come prima il bullone, ecco, il dado. Almeno abbiamo già fatto l'operazione. Stiamo attenti al fondo scala ed ecco, anche questo vetrino è da ricomprare e svitiamo tutti i meccanismi come dall'altra parte. Questo dado è in ottone e non ho idea perché l'abbiano fatto così. Comunque probabilmente sarà per un discorso di ossidazione, ecco, dato che l'ottone si ossida meno e quindi se c'era una necessità di diciamo così destrare lo strumento, l'ottone appunto faceva meno resistenza dell'acciaio. Ecco, vedete qui c'è il rapporto di
di riduzione dei giri, non so se riesco a farvelo vedere, comunque 10.000 R un quarto. Queste due scatolettine qui le farò zincare e torneranno nuove. Anche qui il meccanismo semplicissimo del contagiri. Appunto, come funzionano? Non ve l'ho spiegato prima. Allora, da qui arriva l'impulso della corda, che appunto proviene dal invio del contagiri sull'albero a camme o dalla ruota a seconda dello strumento. Poi vedete qui c'è una rotella che si muove solidale al meccanismo. Questa si muove. Quest'altra è una padella esterna, diciamo così. Sono due pezzi che praticamente ruotano uno assialmente all'altro. Sono staccati, non sono uniti nel movimento, come vedete. Io giro e questo può stare fermo. Una parte è attaccata alla lancetta, ecco la padellina esterna, e l'altra appunto alla corda del contachilometri. Questa qui è calamitata. Quando la calamita si muove, trascina con sé diciamo così, la lancetta. E questo è il meccanismo, molto semplice. Ecco, vedete? Meccanismi meccanici e non elettronici. A questo punto, questi due delicatissimi componenti li andiamo a riporre come reliquie in una scatolina, come se fossero reliquie religiose, perché sono veramente cose uggiose poi da ritrovare. Ecco, sono le sue originali, io conservo anche i dadi e le andiamo a mettere in un posto al sicuro, altrimenti si fa un frullato.